Ed eccoci tornati in diretta con un altro ospite che ringrazio subito in collegamento Skype. Grazie a Massimo Saurino, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Responsabile del catecumenato della diocesi di Foggia Bovino. E allora con Massimo questa mattina vogliamo parlare di fede nel senso più stretto, vogliamo parlare di fede come scoperta e come ricerca, che è il percorso che i catecumeni fanno, ma è il percorso che in fondo ognuno di noi compie ogni giorno da cristiano. Padre Pio è stato un esempio vivente di come la parola di Dio possa realizzarsi anche attraverso le opere dei propri figli. Per cui, Massimo, ti chiedo questo: come ognuno di noi può essere testimone e annunciatore del Vangelo? Ma guarda, logicamente con la propria vita, con una cosa che io ci tengo sempre a precisare, perché molto spesso ci capita di vedere i cristiani sempre tristi. Il cristiano è l'uomo della gioia. Quindi la trasmissione della gioia contagia e con la gioia, logicamente, cerchiamo di fare il primo annuncio attraverso la parola di Dio. Ma la cosa importante è quello di manifestare. Noi cristiani dovremmo manifestare a primo impatto la gioia. Come la stessa cosa noto sempre e faccio notare sempre alla gente che c'ho intorno, che quando i cristiani vanno a comunicarsi, vanno a prendere Gesù e Eucaristia, che è il momento più alto dell'incontro con il nostro Dio, arriviamo lì tutti quanti tristi, dovrebbe essere il momento più esaltante possibile, e invece no. Ecco, questa è la controtestimonianza del cristiano. Il cristiano deve manifestare la gioia, non la tristezza. E Papa Francesco, in effetti, nel suo magistero molto spesso mette in risalto questa caratteristica. Non a caso il documento programmatico, così è stato definito, del pontificato è l'Evangelii Gaudium, dunque la gioia del Vangelo, nel corso del quale, all'interno del quale il Papa vuole in qualche maniera far risaltare questo elemento che deve vedere i cristiani non più sul balcone, come dire, ad aspettare, ma sull'uscio invece pronti ad andare con il sorriso. E questo è anche uno dei tratti, potremmo dire, di quello che è il percorso del catecumenato, che è uno dei, ovviamente, degli argomenti di cui tu, Massimo, ti occupi in maniera specifica all'interno della diocesi di Foggia, che è un cammino che è fatto di scoperta, riscoperta, caduta, ricaduta, tutto verso, ovviamente, il traguardo del battesimo. Sono in tanti, credo, leggevo qualche tempo fa, le persone che decidono di intraprendere un cammino di iniziazione cristiana in età adulta, dunque partendo proprio dal catecumenato. Allora, cosa ti senti di dire a chi magari è in ricerca e vuole intraprendere un cammino che è completamente nuovo, un capovolgimento di fronte anche rispetto a quello che si viveva in precedenza? Sì, allora intanto cominciamo col precisare che catecumenato viene da catecumeno. Chi è il catecumeno? È colui che non ha ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana. Sacramenti come il battesimo, definita la porta dei sacramenti, confermazione ed eucaristia. Quindi per le motivazioni più strane, almeno per quanto riguarda gli italiani, a questi poi si aggiungono quelli che vengono da fuori, che anche loro hanno motivazioni diverse, considerando che si inseriscono in un tessuto ancora, diciamo, che trasmettiamo una certa cristianità, si sentono di aderire a questa fede e allora fanno la richiesta. Ma molte volte è proprio perché in fondo l'uomo è sempre alla ricerca di Dio, senza sapere che è Dio che ci cerca ogni giorno e che ci chiama. E allora il momento in cui sentono forte questa
questa richiesta, questa esigenza, questa motivazione. Il primo passo è quello di avvicinarsi alla propria comunità parrocchiale. Qui apriamo una parentesi, perché il catecumenato, diciamo che è una catechesi, fatemi passare il termine, di nicchia, nel senso. Certo che è diversa comunque rispetto a quella dei bambini, sicuramente. Certo, siccome non abbiamo questi grandi numeri, molto spesso noi ci facciamo ancora prendere dal numero dei partecipanti, e allora siccome è un fratello che ci sta chiedendo di intraprendere questo cammino, ci trova un po' spiazzati, anche perché per quell'uno bisognerà dedicargli dei catechisti accompagnatori, bisognerà dedicargli del tempo, bisognerà coinvolgere la comunità, cioè c'è tutto un movimento che parte insieme a questo itinerario. Quindi mi dispiace dirlo, ma molte volte i nostri sacerdoti si trovano impreparati, e non poche volte questi nostri fratelli che sono alla ricerca si sono trovati a bussare di porta in porta, fino a quando poi non si trova qualcuno che prende a cuore questa cosa e lo fa presente al servizio diocesano per il catecumenato, nella mia persona, e allora da quel momento parte una macchina che coinvolge un pochettino, come dicevo già prima, un po' tutta la Chiesa, completamente tutta, perché non è solamente il catechista accompagnatore che deve curare l'accompagnamento, ma ci entra il parroco, il viceparroco, il responsabile dell'ufficio liturgico e alla fine tutto il popolo di Dio di quella comunità, perché è tutta la comunità che si deve far carico dell'accompagnamento di questo fratello che ha chiesto di nascere a vita nuova. E allora la responsabilità deve essere di tutti. Ecco, Tertulliano, lo ricordo, lo cito, diceva che cristiani non si nasce ma si diventa. Quanto è importante, Massimo, la famiglia nella scoperta e nella cura della fede? La famiglia è importantissima nell'accompagnamento, nella cura della fede. Io accompagno, ho accompagnato e continuo ad accompagnare tante di quelle coppie che chiedono di battezzare i propri bambini, perché dobbiamo dire che la prassi del catecumenato è una prassi antichissima della Chiesa. Parliamo delle origini della Chiesa, poi con il pedobattesimo si è un po' messa da parte, ma il Concilio Vaticano II poi l'ha un po' rivalorizzata. Da quel momento poi sono stati emessi tanti documenti che in qualche modo hanno risvegliato anche in noi questa prassi, tant'è vero che anche il catechismo dei piccoli può essere svolto in maniera di tipo catecumenale, quindi un accompagnamento particolare. Però non sviamo dalla domanda. Dicevo, molte famiglie fanno la richiesta di battezzare i propri bambini. Allora la prima cosa che noi diciamo, ma perché li volete battezzare? Perché così fanno tutti? Perché si è sempre fatto così? O perché veramente ci credete fermamente? Allora, se ci credete fermamente, bene, l'accompagnamento al battesimo. Ma quello è solo l'inizio, tant'è vero che i sacramenti, i tre sacramenti, vengono detti dell'iniziazione cristiana. Non a caso il battesimo è proprio la porta dei sacramenti. Ma dopo deve essere la famiglia, deve essere cura della famiglia, dell'accompagnamento nella crescita della fede. Famiglia insieme al padrino o alla madrina, che hanno un ruolo importantissimo nell'accompagnamento per la crescita della fede del bambino o della bambina. Prima noi avevamo, insieme ai genitori, avevamo anche
il nonno, soprattutto la nonna, che in qualche modo ci facevano seguire le prime prassi cristiane, che ci facevano ascoltare le prime preghiere, cominciare a sgranare i primi rosari. Oggi purtroppo questo non avviene più in famiglia. E allora bisogna un po' ritornare alle famiglie di una volta, cercare di mettere un po' in primo piano la nostra fede. Io dico sempre alle famiglie che noi abbiamo le attenzioni per il nostro corpo a 360 gradi, tutto ciò che non curiamo e ciò che non vediamo, la nostra fede. Non è un caso che la famiglia sia stata definita la piccola chiesa domestica, ecco, anche a conferma ovviamente di quello che dicevi tu, Massimo. Massimo, io ti ringrazio di essere stato con noi, purtroppo i tempi limitati della TV ci impongono, ecco, di lasciarci, però davvero ti ringrazio e ti saluto. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità e chissà che qualche telespettatore non venga raggiunto da questo messaggio e decida di recarsi nella propria comunità parrocchiale per cominciare un cammino di fede serio. Lo speriamo vivamente. Grazie ancora a Massimo Saurino, grazie responsabile. Arrivederci, responsabile del catecumenato della diocesi di Foggia Bovino. Noi ci fermiamo per la pubblicità.